Tema e variazione di Muzio Clementi. Il primo brano dell'antologia pianistica di Cesi Marciano. Dunque, cosa vuol dire tema e variazione? Se volessi fare un esempio nella lingua parlata, io troverei un tema di partenza, cioè una frase. Per esempio, il gatto dorme sul divano. E poi comincerei a fare intanto una variazione, cioè aggiungerei qualcosa. Il gatto grigio dorme sul divano blu. Bene, ho aggiunto qualche parola, ma in ogni caso la frase da cui sono partito si riconosce, non ho cambiato il senso. Una seconda variazione, per esempio. Il mio gatto ha mangiato, poi si è messo a dormire sul divano. Mi sono allontanato già un po' di più dalla prima frase, ma in ogni caso ho mantenuto un senso finito alla frase che ho detto. Ecco, il musicista fa la stessa cosa. Inventa un tema, cioè una frase musicale, una melodia, e poi si diverte a arricchirla, a cambiarla, a modificarla un po', per cercare di renderla diversa, nuova e magari più interessante. In ogni caso, ascoltando con attenzione, in questa variazione si riesce comunque a riconoscere il tema che il musicista ha usato come punto di partenza. Dunque, nel nostro brano abbiamo quattro righe di 8 battute ciascuno. Sia il tema che la variazione vengono suonati dalla mano destra. La mano sinistra ha soltanto una parte di accompagnamento a quello che suona la destra. Il nostro tema è scritto nelle prime 16 battute, cioè nei primi due righi, e la variazione nelle 16 battute successive, cioè nel terzo e quarto rigo. Qui abbiamo solo una variazione, anche se possiamo trovare tantissimi brani dove le variazioni sono di più, anche molte di più. Quindi la mano sinistra, che ha una parte di accompagnamento, suona le sue prime 16 battute. E poi le ripete esattamente uguali. Le note che noi abbiamo per la mano sinistra nei primi due righi le ritroviamo uguali anche nel terzo e quarto rigo. Per la destra, ovviamente no, perché la destra deve fare il tema e poi cambiarlo e quindi fare la sua variazione. Allora, qual è la posizione di partenza della mano destra? Nel primo rigo, la mano destra sta in questa posizione, tenendo conto che questo è il do centrale, il pollice sta sul do a destra del do centrale. Questo per il primo rigo. Per il secondo rigo, la mano destra si sposta un po'. Da questa posizione si sposta a quest'altra posizione, dove il pollice sta sul la. Allora, tema, quindi mano destra, 16 battute. Questo è il tema. La mano sinistra, in queste 16 battute, parte da questa posizione con il mignolo sul Do, tenendo conto appunto il nostro Do centrale è questo, e ha soltanto un piccolo spostamento in queste due battute del primo rigo, dove deve suonare un Sol con il pollice, un Sol più in basso con il mignolo, e poi il Do. Ma dopo questo spostamento si rimette
nella sua posizione di partenza e il secondo rigo viene suonato senza che debba più muoversi da qui. Quindi, accompagnamento della mano sinistra, 16 battute. Questa parte viene poi suonata in maniera identica anche nei due righi successivi. Allora, adesso, prima di suonare le due mani insieme, vi faccio notare che abbiamo alla fine di ognuno dei quattro righi e anche nei righi successivi al primo, il segno del ritornello. Cosa vuol dire? Cioè la stanghetta più grossa finale, la stanghetta più sottile e i due puntini al centro del pentagramma. Il segno del ritornello mi dice: bene, quando hai suonato tutto questo rigo, queste 8 battute, ritorna all'inizio e suonalo la seconda volta. Quando l'hai suonato la seconda volta, puoi andare al rigo nuovo. Il rigo nuovo mi fa fare esattamente la stessa cosa. Dopo aver suonato queste 8 battute, mi dice: torna da capo, ma non più da capo qua, da capo dove trovo il segno corrispondente del ritornello. Quindi ripeti un'altra volta anche questo secondo rigo prima di passare al terzo. Nel terzo succede la stessa cosa. Il segno del ritornello sia all'inizio che alla fine. Quindi anche questo terzo rigo devo suonarlo 2 volte. Allo stesso modo, anche il quarto rigo devo suonarlo 2 volte. Quindi, in realtà, se io dovessi eseguire questo brano, avrei 4 righi scritti, ma sarebbe come se ne dovessi suonare 8, perché ognuno di questi io lo devo suonare per 2 volte. Adesso, visto che si tratta di una lezione, lo suono una volta, semplicemente, ma se dovessimo suonarlo per un'occasione, per un saggio, o suonarlo come si deve, dall'inizio alla fine, dovremmo suonare ognuno di questi righi per 2 volte. Quindi, primo e secondo rigo con le due mani insieme. Questa è la prima metà del brano, cioè il tema. Variazione. Allora, guardando le legature di frase che ci sono, noi vediamo che questo tema è diviso in gruppi di 4 battute per ciascuno. E la variazione, allo stesso modo, è divisa, guardando le legature, in gruppi di 4 battute. E quindi io posso provare a suonare un primo gruppo, cioè le prime 4 battute, per ascoltare poi come è stata fatta questa variazione e capire se riesco a riconoscerla. È più semplice a suonare che non a spiegare. La frase, cioè il tema, 4 battute. Bene, da questa prima parte, questo piccolissimo pezzetto del suo tema, Clementi ha deciso di inventare questa cosa. Bene, è più abbondante, ci sono più note, ma si riconosce un po'. Come faccio a riconoscerlo? Clementi ha mantenuto nella stessa posizione le note del tema nella variazione.
Le prime due note sono Mi e Sol, e io le ritrovo Mi e Sol. Poi abbiamo Fa, Re, Do, Mi, Re, Re. E quindi è come veramente aver fatto prima un disegno in bianco e nero e poi aver aggiunto i colori. E i colori lo rendono più ricco, ma il disegno di partenza si riconosce comunque. Posso fare lo stesso esperimento con il secondo pezzetto, le quattro battute successive. Prima la mano destra suonerà il tema e poi la variazione. Questo era il tema, la variazione. Anche in questo caso, Clementi ha mantenuto do, mi, re, fa, mi, re, do, mi, re, do. Suono la variazione completa della mano destra, quindi il rigo numero 3 e numero 4. Anche in questa parte della variazione, cioè la mano destra si è spostata come quando ha dovuto suonare il tema. Aggiungo alla variazione la mano sinistra, che comunque suona esattamente le stesse note che ha suonato prima. Quindi rigo numero 3 e numero 4 con le due mani insieme. Punto suono tutto il brano dall'inizio alla fine con due mani, suonando senza le ripetizioni che mi vengono chieste. Quindi suonerò in effetti una sola volta ogni rigo. Però se dovessi fare un saggio o se dovessi suonarlo per qualunque occasione, io dovrei suonare ogni rigo due volte.